L'emergenza legata al coronavirus ci ha completamente distolto da un problema enorme, nel nostro paese il problema, quello dell'economia mafiosa. Paolo Borsellino chiedeva di parlare di mafia sempre e ovunque, proprio perché si rendeva conto di come le mafie, a maggior ragione nella nostra distrazione, facciano affari. Quali? Si parta con il business delle pompe funebri, comparto da sempre oggetto di veri e propri monopoli mafiosi. O si pensi a quanto negli ultimi anni le mafie abbiano cercato di sfondare nel settore della sanità. Ma se tutto ciò non bastasse, basterebbe prendere l'esempio degli investimenti nelle ditte di rifiuti, o quello dei trasporti, o quello ancora dell'agroalimentare, tutti i servizi che anche in questo momento rimangono aperti, in quanto considerati come indispensabili. E per completare ci sarà l'affare della ripartenza del nostro paese e del mondo intero, quando l'emergenza sanitaria sarà alle spalle. I governi stanno facendo giustamente a gara a mettere nel motore dell'economia denari freschi. La ripartenza, la ricostruzione, c'è già chi la richiede in deroga alle norme stringenti. Ecco, se abbasseremo la guardia rispetto ai controlli, sarà quello l'ennesimo business che arricchirà le già abbondanti tasche delle mafie.